Sindaco, la sua amministrazione ha scelto di amplificare la condivisione di questa festa maggiore attraverso le frequenze di TRM Network. Al termine di questa lunga e intensa giornata, qual è il suo giudizio, il suo bilancio? Sicuramente positivo, credo che l'evento sia pure limitato dall'emergenza Covid nelle sue modalità, ecco, rispetto a quelle che sono le modalità tradizionali, ha però esaltato l'aspetto religioso, che è l'aspetto essenziale e principale di questa festa, quindi sono contentissimo. Il Vescovo Monsignor Cornacchia nella sua omelia ha ulteriormente ribadito la necessità di una sinergia anche con le istituzioni per poter guardare alle esigenze della comunità. Beh, certamente la sinergia, la solidarietà tra istituzioni credo sia un aspetto essenziale per poter risolvere problemi importanti, per poter affrontare proprio questioni importanti delle comunità. Io dico delle comunità perché ci sono tante situazioni che si risolvono anche nella solidarietà tra vari enti locali. E allora appuntamento al 2022 con il carro trionfale però? Beh, lo speriamo davvero, lo speriamo davvero.